Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il vero e proprio torrone sardo. Nel 2016 è stato ritrovato nell'archivio statale di Cagliari il vero e proprio documento datato 7 dicembre 1614 in cui c'era scritta la vera derivazione del torrone che era stato confezionato nell'attuale Villanova. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo delizioso pezzo di storia. Per questa deliziosa ricetta sarda ci serviranno 500 g di noci già tostate, 500 g di miele di mille fiori, 2 albumi d'uovo, questi tre ingredienti sono biologici, dei fogli di ostia, questi li trovate in negozi specializzati di pasticceria. Per prima cosa mettiamo il nostro miele a sciogliere finché non si liquefarà. Aiutandoci con una bella spatolina puliamo per bene. E mescoliamo in continuazione. Mentre il nostro miele si sta sciogliendo ci occupiamo degli albumi e li montiamo a neve ben ferma. Fatto ciò non ci rimane altro che aggiungere i nostri albumi, poco alla volta, al miele che come vedete è già liquido. Continuiamo così finché non finiamo tutti i nostri albumi. Finiti di aggiungere tutti i nostri bianchi, non ci rimane altro che lasciarlo cuocere a fiamma media finché non diventerà un composto liscio e omogeneo. Mi raccomando, mescolando continuamente perché sennò si brucia. Mentre il nostro torrone sta cuocendo, vi vogliamo fare vedere la nostra teglia in cui lo metteremo dentro. Come potete vedere, l'abbiamo già tappezzata con l'ostia e la utilizzeremo al momento del bisogno, quando il nostro torrone avrà finito di cuocere. Dopo un'ora di cottura il nostro torrone ha questa consistenza. Quindi a questo punto non ci rimane altro che versare le nostre noci dentro il nostro torrone e continuiamo a cuocere finché non si staccherà alla perfezione dai bordi. E ora siamo pronti ad assemblare il tutto e non ci rimane altro che mettere il nostro torrone già da caldo dentro la nostra forma. Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Come potete vedere, il nostro torrone non è di un bianco candido, perché noi non utilizziamo lo zucchero come quelli che troviamo al supermercato oppure l'amido di mais. Noi l'abbiamo lasciato totalmente al naturale. Finito di aggiungere tutto il nostro torrone dentro la forma, non ci rimane altro che bagnare un pochino la nostra spatolina con dell'acqua fredda e iniziamo a livellare per bene il nostro torrone. Finito di fare ciò, non ci rimane altro che decorare il nostro torrone con le noci, proprio come fanno i veri sardi. A questo punto non ci rimane altro che lasciare raffreddare il nostro torrone a temperatura ambiente. Quando sarà arrivato a questa temperatura non ci rimane altro che trasferirlo in frigo e lasciarlo indurire lì. Ma guardate com'è venuto bene il nostro torrone! Ed ecco come si presenta all'interno il nostro squisito torrone. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di un torrone sardo. Che buono! È pazzesco perché io sono stata in vacanza in Sardegna. E ho assaggiato il vero torrone sardo, questo è veramente uguale. C'è questo sapore buonissimo e croccante che danno le noci perché le abbiamo già tostate in precedenza. C'è questo miele favoloso che dà un profumo e un sapore allucinante a questo torrone. Tutto insieme è fatto veramente bene, corposo, insomma veramente ragazzi, è una delizia. Un'altra cosa che vi volevo dire è che un modo per conservarlo è tagliarlo in monoporzioni. Dopo lo mettiamo
fino al momento del bisogno e quando avete voglia di assaggiarlo ne tirate qualcuno 10 minuti prima dal freezer. Il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!